Salve a tutti amici e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Ultimamente gira la voce, quasi certa, diciamocelo, è quasi certa, il 99,9%, che col prossimo DLC di Xenoverse 2 verrà aggiunto il Super Saiyan God per il Patroller, ovviamente Saiyan, ovviamente. Allora, ho detto, perché non portare un video dedicato, visto e considerato che comunque ci sono tante nuove mod con trasformazioni Super Saiyan God, quindi tanto valeva che ve ne proponessi una. Allora, prima di cominciare amici miei, io vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, come al solito troverete i link per le mod in descrizione. Vediamo gli attacchi, abbiamo Mystic Shooter, che è una tecnica che ho installato apposta per la mod. A dire il vero non c'entra molto col Super Saiyan God, ma era bella. E poi è nuova, quindi volevo farvela vedere. Abbiamo l'attacco fiammeggiante di Vegeta Super Saiyan God. La Super God Combine... La Super... La Super God Combination, la carica a raffica, poi abbiamo Unleashed Super Dragon Fist, il Nighty Guy direttamente da Naruto Shippuden, ragazzi, la Guardia Evanescente come evasiva e il Super Saiyan God. Allora, adesso ve lo farò vedere in allenamento e poi farò qualche battaglia con la mod. Dai Soris desio! Allora, solita storia, mettiamo a fuoco la fotocamera, ok, vai di Super Saiyan God. Ottimo, allora eccoci qua ragazzi, questa è la trasformazione. Adesso, dai, ci sta benissimo il Super Saiyan God sul tuo patroller, proprio una roba assurda che mancasse ancora. Ne hanno aggiunto il Super Saiyan Blue e il Super Saiyan Blue Evolution, ma non mi hanno aggiunto il Super Saiyan God che viene addirittura... Anzi, che è la base, diciamo, del Super Saiyan God Super Saiyan e del Super Saiyan Blue Evolution. Quindi sì, mi pare una mancanza assurda, ma va bene. Allora, vediamo gli attacchi. Abbiamo il Mystic Shooter. E dai, l'avrete sicuramente riconosciuta. È una tecnica di Super Buu, anzi di Buan, il Super Buu che ha assorbito Gohan. Come dicevo, non c'entra molto con la versione del Super Saiyan God, però ci sta, è bellissima, dai, è fatta da Dio. Poi abbiamo, ok, buon, questo è l'attacco fiammeggiante di Super Saiyan God Vegeta. E ci stava. Poi abbiamo la Super God Combination. La carica a raffica. Ora. Ok, tutto già a posto, perfetto. Ritrasformiamoci. Yeah.
Allora, vediamo. Unleashed, Super Dragon Fist. Wow, wow, wow. A parte una cosa che ho visto che non mi è piaciuta. Vabbè, non sono riuscito a vederla, porca paletta. Ecco, ok, vabbè, questo magari non è l'outfit perfetto per fare, per utilizzare questa tecnica suprema. Però, vabbè, volevo farvela vedere anche questa. Ed è una tecnica suprema che riguarda Goku Super Saiyan 4 di Dragon Ball Legends. Comunque. Wow, l'ho distrutto! E ora, come dicevo, direttamente da Naruto Shippuden, ragazzi. Nighty Guy. Night Guy sarebbe comunque. La farà il nostro eroe? Porca paletta? Ah no, l'ho semplicemente mancato. Freezer, spostati da qua magari. Vediamo se riesco ad allontanarmi abbastanza. Wow, ci sta, bellissimo fermo immagine questa volta. Mamma mia. Neanche a farlo apposta. Poi toglie un casino, amici. E vabbè, e ci manca solo la guardia evanescente. Ottimo. Allora, questa è la trasformazione Super Saiyan God. Adesso andiamo a vederla come si comporta in combattimento. Eccoci qua con la prima battaglia, che sarà un 3 contro 3, amici. Siamo io, Goku e Vegeta Super Saiyan God contro Lord Beerus, Ciampa e Toppo Akaishin. Porca paletta. Devo trasformarmi. Ok. Vediamo chi la spunta. Ottimo, ci siamo. No. Porca miseria, è tornata indietro. Ma no, era dall'altra. Ma porca miseria. L'ho preso. Bellissima, mamma mia, spettacolo ragazzi. E dall'altra parte. Ok. Dopo il KO. Ok, tocca a Lord Beerus. Se Vegeta me lo lascia in pace. No, mi sa di no. Va bene, grazie Vegeta. Complimenti. Ok, allora farò ancora un combattimento perché voglio vedere come si comportano le Ultimate. Eccoci qui con la seconda battaglia, amici. Allora, come secondo avversario ho scelto Vados. Adesso vediamo come andrà a finire.
Tanto mi trasformo, visto che mi sta lasciando tutto il tempo che voglio. È bellissimo l'effetto tornado di fuoco. Allora, vediamo Night Guy. Cacchio. Oddio. Aia. Questa l'ho sentita. È successo? Ok. No, non ci posso credere, mi ha rotto il vigore, ho finito da... Vabbè, no, perdere. Colpita! Gli ho tolto un casino! Uno spettacolo, ragazzi. Ok, sono riuscito a mostrarvi anche le due Ultimate. Sono veramente contento. Beh, ditemi voi cosa pensate di questa ennesima aggiunta su Xenoverse 2 da parte della Bandai. Mi raccomando, ragazzi, voglio proprio sapere cosa ne pensate. Io ne sono felice, anche se sinceramente l'avrei voluto un po' prima il Super Saiyan Gold su Xenoverse 2. Però, vabbè. Spero che il video e la mod vi siano piaciuti, vi invito a spolliciare a più non posso per il video ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, amici miei, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Come al solito troverete il link per la mod sotto nella descrizione. Grazie ancora amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!